Irraggiungibile, gli 883 lo sono per noi, ma lo sta diventando di settimana in settimana anche Luca Buzzicotti. Buongiorno a tutti amici di Radio Rider, da Alessandro Castellani e da Valerio Listanti. Ciao Valerio. Buongiorno, più che altro una meteora, direi. Più che... <ride> Fa apparizioni. <ride> sì, appare, poi dopo 365 anni ritorna. Re arriverà come ultimamente gli capita, a puntata in corso, magari quando c'è da fare il potarsi. notiziario. Non è scontato, ecco. Vabbè, niente, comunque tutto questo piccolo preambolo per darvi il benvenuto innanzitutto, ovviamente cari amici ascoltatori di Radio Orte, alla nuova puntata di Radio Rider, la numero 32 che parla come ben sapete voi appassionati della radio di motociclismo abbiamo una super puntata questa settimana ma al momento non è dei nostri il co-conduttore nonché capo assoluto del notiziario Luca Buzzicotti in quindi, cosa posso esserti utile quindi? in tutto, in tutto quello che fa lui con però meno, meno arroganza, meno potenza fisica perché lui lo sai ce la mette, senza forzare senza forzare, lui invece è uno che forza quindi la puntata numero 32 di Radio Rider caro tecnico Valerio è molto incentrata sul motocross delle nazioni Ovviamente, che si è corso in Francia questo dire, weekend, non, non te l'aspettavi. per niente. Parleremo della gara, parleremo del contorno della gara, parleremo anche del Fantanazioni, di come è, com è andato il nostro gioco. è andato male il, il nostro, nostro gioco. gioco. Tu, tu, tra l'altro, terribile. Cioè, ti confermi eh, nei bassi forti. Chi, do, chi doveva andare forte non è andato forte, non è andato proprio, non è, proprio è andato, andato. all'ospedale. <ride> Vabbè, abbiamo puntato sui cavalli sbagliati, ma è una cosa che ci capita spesso. Poi abbiamo da parlare del mondiale enduro che si è chiuso. Questo fine settimana in Portogallo, quindi con la proclamazione dei campioni del mondo, e poi abbiamo un notiziario con poche notizie, 4 o 5, ma una più potente dell'altra, quindi direi che di cose da dire non ne mancano. Possiamo entrare con una playlist che questa settimana è tutta, come possiamo dire, una playlist a che tema, Valerio? Come la possiamo definire? Tu hai la parola giusta: rosia. una playlist rosea. E partiamo allora con chi? con la Rosea una delle, ple, delle migliori per quanto riguarda la vincitrice del motocross delle nazioni dalla Francia, Alizé ci sono pochi altri modi per far godere i francesi più di quanto hanno goduto questo fine settimana a Erné, a casa loro per il motocross delle nazioni, forse Alizé era uno di quelli sì, o quello prendere la bastiglia un'altra volta, non lo so ecco. <ride> E diciamo che effettivamente c'erano pochi metodi ecco noi abbiamo provato a inserire uno di quelli che poteva essere apprezzato almeno dalla comunità diciamo amante del roseo come si suol dire e noi invece parliamo delle moto parliamo delle moto del motociclismo del motocross delle nazioni nello specifico e cioè della incredibile festa dell'incredibile goduria dei francesi che hanno dominato questa 76esima edizione del motocross delle nazioni corsa a casa loro a Erné. La pista che è arrivata a ospitare per la terza volta ora il Motocross delle Nazioni. La prima volta nel 2005, la seconda nel 2015 e la terza volta quest'anno nel 2023. Un tracciato bello, con sì. un, botto, un botto di gente, si è parlato di 40-50.000 persone a vedere la, la gara e soprattutto con tutte le caratteristiche che servono per ospitare una gara di quel livello lì, con quel pubblico lì, perché è una pista praticamente in mezzo al nulla della campagna francese. Il paese avrà tipo 400 abitanti, il paese di René, e hanno questa campagna sconfinata intorno alla pista, quindi non hanno problemi di rumore, di casino, di niente. Parcheggi enormi, buttano là macchine su macchine ammassate una sopra l'altra, praticamente. E poi si va a vedere la gara. Quindi lì hanno fatto veramente la bolgia più totale, senza che nessuno gli dicesse qualcosa. E quindi già lì l'evento nasce da solo. Sì, l'evento è riuscito, come dici tu, a livello di pubblico ce n'era. Più che abbastanza, perché addirittura tra venerdì, sabato e domenica si è parlato di 70.000 persone, eh, un andirivieni, insomma, buono per questo sport. Che Beh, è quasi un, diciamo che la Francia un, un fa piccolo piccolo derby, sempre grandi insomma. numeri, no? Sì. la Francia fa sempre grandi numeri, però sono rimasti esaltati anche i francesi stessi, quindi significa che è stata proprio una cosa incredibile, Beh, ovviamente. La vittoria della Francia non dico che era preannunciata, però insomma si sapeva che perlomeno sul podio ci arrivasse, esatto, era tra le grandi favorite. Era tra certo. le favorite e quindi il pubblico ci è andato perché eh, se, se, se vince il tuo Begnamino dici vabbè. È vero, è vero. Comunque ti dico questa per chiudere il discorso relativo al pubblico, poi entriamo nel vivo della gara. Allora, alcune persone che erano lì, molti italiani ovviamente sono andati lì, anche molti nostri amici a vedere la gara, hanno fatto una stima tra i costi di quanto costava semplicemente la birra e mi hanno detto solo considerando tutte le birre che hanno venduto a occhio gli organizzatori hanno incassato intorno a un milione di euro solo di birre vendute. Eh, può, può accadere benissimo in queste manifestazioni, però tu pare ci sia anche scappato il morto. Sei meglio di me, che è un rave. Sì, <ride> sì, sì, pare ci sia scappato il morto Ma il venerdì. Sei meglio di me che andare sopra di molto o rimetterci anche l'osso del collo con queste manifestazioni. Un attimo, perché magari ti piove allora non viene nessuno. Eh, Se è una bella giornata, ecco ottobre, 30 gradi, sole a non finire. A eh, vende un milione di birre un attimo. <ride> Questo è vero, è, è stravero, anche. poi se ce le devi avere. Tu considera, poi infatti, che ottobre, nord della Francia, quindi non è che parliamo della Provenza. No? Nord della Francia comincia quasi ad essere Inghilterra che ti piove c'è sto rischio invece gli è capitato proprio il weekend perfetto dal punto di vista del meteo perfetto dal punto di vista dei risultati perfetto esatto. da tutti i punti di vista e quindi hanno fatto il botto meno male io Però penso che tra tutto avranno, male, avranno incassato tra compresi i biglietti 5-6 milioni di euro Saranno meno entrate. male posso dirlo meno male perché così una, ci sono qualche... più, più nazioni più piste che possono contendersi questa, questo trofeo insomma che è uno dei più sentiti del motocross sì, allora per noi senza dubbio è la gara più bella del mondo, quindi c'è poco da, da aggiungere se non che, sai che facciamo noi adesso? Tra, poco ci sentiamo, tra qualche istante ci sentiamo un'altra canzone per parlare poi effettivamente della gara, di cui non abbiamo detto ancora niente perché l'evento è stato così bello, così incredibile. Cioè, ha quasi surclassato la gara. La gara in sé, c'è chi parla della gara delle nazioni più bello di sempre. Ora io non lo so, perché non è che l'ho visti tutti. Mi quindi... sembra che ogni anno lo diciamo, che è la nazione più bella di sempre. Io a, ti... a partire da quello di Maggiora. A quello di Maggiora, ma poi ti ricordo Maggiora 2016 che è Nazioni, che fu deciso all'ultimo giro, che ogni ultimo giro cambiava, cambiava il, la nazione vincitrice, quindi anche lì fu incredibile, però mancava la nazionale di casa che stava vincendo. Quest'anno invece c'è stato il delirio totale dei francesi, di cui appunto parleremo tra poco, prima... Proseguiamo con la playlist altissimo livello Elodie, Euforia francese. E siamo tornati dopo l'euforia di Elodie che ci ha scatenato ha scatenato così tanta euforia Elodie non solo nei francesi come dicevamo prima ma addirittura nel nostro staff perché si materializza improvvisamente? Parte la canzone di Erodì e si materializza Luca Buzzicotti. Eccolo, buongiorno. Ho avuto il richiamo come i topolini <ride> di Berna, come Coltifero. i cacciatori che mettono un ci -ci -ci -ci, quando uh, vabbè, chiamano gli uccelli. Ho avuto questa cosa qui. No, okay. mi dispiace perché sai eh, chi abita a Roma lo sa. il traffico è una cosa scandalosa. Eh, si è rimasto, rimasto bloccato. Vabbè, comunque, noi abbiamo cercato di tamponare la tua assenza. Il tecnico ha fatto massimo abbiamo parlato de... iniziato a parlare del motocross delle nazioni ma soltanto dal punto di vista diciamo dell'evento della cornice del contorno non abbiamo parlato delle gare anche perché in realtà delle gare eh, ci sarebbe da dire un'ora un'ora e mezza però il risultato è stato praticamente messo in cassaforte fin dall'inizio cioè un dominio totale assoluto della francia che onestamente io nemmeno pensavo così forte non so se voi avete avuto la stessa sensazione mia beh eh, io credevo insomma che per loro la strada fosse tra virgolette in discesa forse solo l'Australia poteva veramente dargli fastidio e... però era una squadra più forte insomma c'era ecco, l'imbarazzo della scelta sui nomi da utilizzare e si sono confermati in grande stile perché hanno fatto Roman Favre, eh, primo e Vial ha fatto ottavo la prima manche poi si sono replicati prima e secondo addirittura la seconda manche quindi praticamente hanno messo in cassa a eh, e poi l'ultima gara è stata ecco, una passerella così con Renault terzo, Febre settimo ma avevano la possibilità forse anche di ritirarsi con un pilota sì, 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 anche... sì, potevano scartare tranquillamente, cioè hanno scartato un ottavo posto come peggior risultato quello di Vial in gara 1 veramente impressionanti ma fin dal sabato cioè, hanno fatto subito pole position hanno, messo, hanno vinto la Manche dell'MX2 con Vial mi pare e quella dell'Open con Renault e quindi, cioè, di che parliamo? Ma la cosa incredibile è che questo dominio non è arrivato contro nessuno. Dici, sai, io sono quelle edizioni un po' boicottate, ci sono solo due o tre squadre forti, il resto è tutto riempiticio. Cioè, c'erano tutti i piloti migliori tranne l'America, c'erano tutti i piloti più forti del mondo e questi hanno dominato in una maniera spaventosa. Cioè, io sono rimasto atterrito da questo. È eh, vero che era la squadra più forte, cioè era la squadra favorita, era la squadra più forte. Però in casa certo. hanno dato dei distacchi imbarazzanti a tutti. Ma soprattutto direi con tutte le polemiche che ci sono state dietro. Perché ricordiamo tutti che dopo le, le scelte di Cotia e Polen sui piloti da, da schierare, soprattutto Sul su, Renault. su Renault, ma anche su Vial c'era un po' di... di di malcontento, qualche mogugno, perché comunque in America non ha fatto questa super stagione che si sperava, sperava e quindi avevano ben istante, Insomma, un po' di giovani qua che avevano, erano andati forte e tutti puntavano forse su di loro. Quindi hanno sentito tutti. Polenna ha sempre ragione quando si parla di nazioni. È un'istituzione, una, una certezza, una sentenza, Gotia Polenna e nazioni. Veramente, ne ha 25 da pilota. Ora è quello che vince, credo, il primo da, da manager, perché la Francia era dal 2019 che non vinceva più le nazioni. Perché poi il 2020 non si è corso, il 21 abbiamo vinto noi dell'Italia, l'anno scorso gli Stati Uniti, e ora tornano sul tetto del mondo. Direi con pieno merito, credo. Ora non vorrei dire una, una fesseria, però credo che questo sia il punteggio più basso di una squadra vincitrice delle nazioni almeno da 10-15 anni, almeno. Poi andremo a verificare Forse meglio fece solo l'America Nel 2007 quando aveva Villopoto. Che addirittura con l'MX2 fece il miglior punteggio assoluto Ma arriviamo, dobbiamo tornare indietro Di tanti anni per trovare un dominio così Secondo posto Per l'Australia, meritatissimo direi sì, sì, Io sì, li facevo, no. addirittura sembrava Potessero puntare a vincere E se fosse successo qualcosa Ai francesi ci potevano sperare davvero Invece chiaramente non avevano Tre piloti a livello dei francesi Perché Dean Ferris non è più un pilota del mondiale, corre solo il campionato australiano, ha fatto comunque due buone gare, considerando il livello degli avversari che c'era in pista. E poi hanno avuto un po' di sfortuna con Hunter Lorenz che correva infortunato. Tra l'altro uh, sì, forse è stato lui quello che ha un po' mancato, però ecco, non correva al 100%. E Jet invece come sempre grande classe è mancato un po' la prima manche ma è partito dietro purtroppo indietrissimo recuperato ha recuperato dal fondo eh, del ha dato gruppo. il cancello migliore al fratello con la 250 come spesso succede nella prima manche quando sai di avere un pilota dell'MXGP forte forte dai esatto. il cancello buono a quello con la 250 per farlo partire bene e quindi è rivenuto da dietro, ha fatto comunque sesto la prima manche, ecco, ma forse è mancato un po' il risultato dell'MX2 di Hunter. Sì, forse sì. Ti dico però una cosa, adesso voi ditemi se siete d'accordo, secondo me a questo motocross delle nazioni Jack Lawrence ha dimostrato di essere il pilota più forte del mondo, sia per la rimonta in gara 1 che per come ha vinto proprio in sicurezza assoluta a gara 3. Beh, sì, sicuramente è stato un, un, un punto di forza suo nel senso doveva confermarsi, no? Tutti quanti doveva dicevano, dimostrare, forza, eh, doveva, che dimostrare doveva dimostrare che, che era il più forte, quindi sì, direi proprio eh, l'ha sì. fatto, sì, ha, sì. fatto. Cioè, ha fatto dei sorpassi a campioni tipo Geyser, tipo Febvre, con una naturalezza imbarazzante. E poi, poi, vabbè, senti, facciamo una cosa del terzo posto. Io direi che dobbiamo dedicare un pezzo a parte, ne parliamo dopo con calma perché. È incredibile, ma al terzo posto hanno fatto più di un miracolo, c'è l'Italia, l'Italia è l Italia. L Italia, in mezzo a campioni di tutte le nazioni del mondo, noi zitti zitti con questi tre ragazzetti ci siamo portati a casa al terzo posto. E allora, musica, come sempre, grandi bellezze questa settimana, il tema è questo, abbiamo messo Miley Cyrus per andare un po' oltreoceano e poi torniamo e parliamo dell'Italia. Si fa sempre più fatica, si fa sempre più fatica a rientrare qui dopo queste canzoni, soprattutto dopo questi video. Secondo me, caro tecnico Valerio, l'assenza di Buzzicotti che ci frena un po' quando si parla di certi argomenti ci ha fatto male perché stiamo esagerando. Questa Ma settimana. che so. <ride> stiamo esagerando. Stiamo esagerando. Ci, messo... ci volevamo consolare così della sua assenza. Amici. Madonna, sta diventando un problema. Sta diventando un problema anche tra poco. Non ci vediamo più, non ci vediamo più. Diventiamo ciechi. È veramente incredibile. Vabbè. Teniamo duro perché siamo solo a metà della playlist e ancora c'è di che dire, c'è di che fare e di che sentire, noi invece dobbiamo continuare a parlare del motociclismo. Riconcentriamoci ragazzi, focus sul motocross delle nazioni. Impresa Italia, terzo posto, podio, che in realtà non mancava da molto tempo perché insomma, nel 2021, non più di due anni fa, abbiamo vinto e quindi poi siamo arrivati se ben ci ricordiamo secondi nel 2019 prima di venire squalificati per la benzina irregolare trovata nella moto di Cervellin però il risultato poi alla fine lì c'era stato la prestazione c'era stata quindi non è una novità assoluta l'Italia che poi credo partiva come quarta l'anno scorso eravamo arrivati quarti giusto? sì a un soffio dal podio quindi non è una cosa incredibile è incredibile come è stato fatto questo risultato con una formazione che non era quella titolare perché mancava Mattia Guadagnini che era chiaramente uno dei tre piloti titolari che è stato sostituito all'ultimo da Andrea Bonaccorsi che non aveva mai corso una gara in 4.50 fino a oggi e quindi ci si aspettava, francamente io non mi aspettavo così tanto bene tu sì caro Buzzicotti, te lo riconosco, l'hai detto a più riprese, l'hai anche preso al Fanta Nazioni, però, eh, ragazzi, uomo. incredibile, veramente incredibile, in mezzo alla Germania con la squadra della morte, il Belgio con tre talenti incredibili, la Slovenia, la Svizzera, Ma, eh, noi, bam, sì, bam, sì, Adamo, esatto. Forato, Bonaccorsi. L'unico eh, campione, vero, Adamo, l'unico che, <H2> sì, che ha vinto dei Gran Premi, gli altri non hanno ancora vinto un Gran Premio. E che dire, soprattutto c'è da dire che era la prima edizione post-Cairoli. Secondo me, sì. questo mentalmente poteva anche essere un minus nella testa dei, dei piloti, sì, no? sì, sì, perché non avevi diciamo, un punto di riferimento, mancava quello che sei, sei sicuro che fa la prestazione? No, per 15 anni noi abbiamo avuto Cairoli, che dice: vabbè, Cairoli la gara sola fa. Mancano due. Era sempre così. Esatto. Quest'anno, invece, ragazzi, e comunque, è Ha fatto il capitano. Eravamo la squadra più giovane, forse, in pista, perché forse messa l'Australia, no? Eh C'era no, la Ferris, c'è l'età mia. A esatto, quindi alzava la media. Comunque, eh. ecco, eravamo molto giovani. Eh, dai, è andata benissimo. Adamo, forse, è mancato è mancato in una manche però anche se avesse fatto meglio in quella era difficile non stare ce la lo eh, non dico per vincere però per arrivare al secondo posto ma già il podio penso che sia un super risultato come hai detto tu eh, forato ha fatto quello che doveva fare ha fatto una bella gara soprattutto eh, la terza manche battagliato con Fevre. Eh, quindi ah, di personalità lì, eh, comunque, sì, 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 perché sì. poi è vero che Fevro era quello che ci aveva più da perdere perché se cadeva rimetteva in discussione le nazioni, ma pure Forato un errore ci avrebbe buttato fuori dal podio. Quindi pure sì. lui ci aveva tanto da perdere, Beh, anche perché noi abbiamo lottato con la Germania, punto a punto, per cioè, tutta la mancia, giornata. In quella mancia i sorpassi di Forato e, e di Buonaventura hanno fatto sì che, che sopravanzassimo la Germania perché eravamo punto a punto alla partenza di. Di quella mancia, sì, quindi... I fattori decisivi diciamo, sono stati eh, per quanto riguarda il nostro podio, oltre alla grande performance dei nostri che l'abbiamo detto, la caduta in gara 2 in partenza che ha coinvolto Langenfelder che era uno dei due piloti top della Germania che ha fatto una grande gara però è stato costretto a ripartire dal fondo e quindi ha faticato e ha fatto solo un undicesimo avrebbe potuto fare sicuramente meglio. E consideriamo che la Germania è arrivata dietro di noi per soli 4 punti, quindi 4 posizioni lì avrebbero fatto tanta differenza. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Roxen migliore in assoluto con la Suzuki, con la è le... con un polso solo. Chi l'ha visto, quelli che erano a Erné l'hanno visto da vicino, hanno detto veramente impressionante. Lui non alza il polso. È una ma si cosa vede proprio impressionante. Sulla, su una foto frontale che sta in posizione di guida. Innaturale Sì, c'è proprio il polso girato in una maniera innaturale, ma quello è. Eh, sino mio, eh, me l'ha spiegato il mio fisioterapista, sono, adesso sto facendo sì. riabilitazione alla spalla e praticamente quando si è saldata la scapola, che comunque è un osso solo, ha, di, la mano ha già preso leggermente un... un, un un millimetro di grado differente dall'altra e quindi se tu stai a riposo lui lo vede che la, la mano è leggermente girata in una maniera innaturale rispetto a quella buona mm. immagina lui che si che è molito completamente è un braccio posto. e quindi c'è una mano che non la alza mamma mia ragazzi e dicevo comunque la caduta di Langenfelder è stato quello che ha tolto la Germania dal podio devo dire onestamente se lo sarebbero anche meritato perché hanno fatto anche loro un'ottima gara e poi Iago eh, Gertz, non brillante direi, soprattutto in gara 3 che doveva fare sì. il fuoco invece ha fatto 14esimo Vabbè che il Belgio, cioè una squadra Belgio, giovanissima, sì. forse erano loro più giovani di noi forse. Eh, Penso di sì, Lucas Cohen è mancato sicuramente, era il suo primo Nazioni la, la pressione, che... la pressione è, si è sentita abbastanza Ma eh. soprattutto chi ha buttato via la gara è stata la Spagna Assolutamente, okay. Ruben Fernandez ha fatto un casino ne fatte, dietro l'altro. ha fatto di tutti i colori per, per buttarsi giù dal podio. Fernandez perché bastava che stasse nei dieci tutte e due le mance. In gara 2 era secondo, non l'avrebbe attaccato nessuno. È andato a cadere per provare a tenere il passo di Renault e quindi via, finito settimo. Nella terza manche è caduto, non lo so, una o due volte. Alla fine si è ritirato e c'è stata bella l'immagine dei telecronisti ha fatto un Paul Melin e, e Jason Thomas che commentavano e vedevano Prado che stava attaccando Renault e dicevano chissà perché Prato continua a rischiare cioè non gli hanno ancora segnalato che Fernandez è fuori gara e quindi la Spagna non ha più speranza di salire sul podio cioè forse ancora non lo sa in quel momento inquadrano Prato che sta doppiando Fernandez ecco ora se ne è accorto sicuramente <ride> <ride> e quindi niente è finita così e quindi Spagna secondo me è grande delusa perché poteva fare podio invece. Beh, solo settima, ha avuto anche la defezione di, di Braseras eh, eh, sicuramente che eh, non, non ha aiutato con Oriol e Oriol, che ha fatto un ventiduesimo posto come miglior risultato, e poi velocissimamente gli Stati Uniti, che vogliamo dire? L'ottavo con loro, cioè era la gente, cioè Plessinger ha fatto la sua gara, la prima mancia, poi la seconda. Quando ha visto che non c'erano speranze, ha detto: Sai che c'è? Dice: Io porto a casa la pagnotta, e ciao. E quindi è quello che dovevano fare, insomma. Non, è, non erano con la formazione tipo. Diciamo questo, così. sì, perché Christian Craig. Era veramente un pilota rimediato là, la bella e meglio, insomma, che non lo so, eh, meglio di così. Era, era facile trovarli, ma evidentemente non ci sono riusciti. Va bene, abbiamo straparlato del motocross delle Nazioni, non, non abbiamo detto niente di chi l'ha vinto, del Fanta Nazioni. Casomai ne parliamo la settimana prossima, vediamo se riusciamo anche a prendere il vincitore per una telefonata. Ma noi intanto abbiamo la musica. Anzi, prima abbiamo la pausa. Sì, abbiamo la pausa, poi la musica. Proseguiamo, stavolta con l'esperienza Jerry Halliwell. Zazazazan, Jerry Halliwell, la signora Horner come ben sai, caro tecnico Valerio, che dice: Come mai da, da un po' di anni che non si sente più cantare Jerry Halliwell? Non ne ha bisogno semplicemente perché è la moglie del boss del team Red Bull in Formula 1, quindi ha già modo di divertirsi. L'avrà scelto in mezzo al mazzo, sì, ma secondo Il me si sono trovati per amore. Io mi sposo lui, quello di un fondo, <ride> ma forse lei, secondo me, di lui. ha qualcosa. Di Red Bull, va bene. Comunque, Grande Geri, Grande Jerry, bravissima eh, con Chris Horner, bravissimo anche lui. Campione del mondo di Formula 1, ma noi invece dobbiamo parlare dei campioni del mondo di enduro. Perché si è chiusa la stagione del campionato del mondo delle ruote artigliate con targa, fanali, frecce e chi più ne ha che ne metta, tutto in regola, naturalmente col codice della strada. Noi siamo per la legalità. E cosa è successo in questo ultimo round in Portogallo, il secondo consecutivo in Portogallo, caro Buzzigotti? Hai bisogno di classifiche? Ti posso aiutare? Allora, abbiamo la vittoria dell'Enduro GP di Steve Holcomb, che nonostante la doppia vittoria, anzi la quadrupla vittoria portoghese, perché eh, Joseph Garcia ha vinto sia il weekend È stato scorso, intoccabile in Portogallo. Sia il weekend questo qui appena trascorso, ha fatto bottino pieno con... Eh, 80 punti, eh, ma Holcomb ha gestito e quindi ha riportato la beta sul tetto del mondo per quanto riguarda la classifica assoluta dell'enduro eh, e quindi è andato a vincere il campionato. Ve Verona eh, chiude un ottimo secondo e terzo posto: si spartisce i risultati con, con Holcomb, di quello che rimaneva da, da, di Garzia, eh, e chiude terzo nell'enduro GP. Sì. e chiude secondo nell'Enduro 2 la sua categoria perché davanti aveva il, il vincitore dell'assoluta Holcomb quindi eh, chiude secondo e terzo in questo mondiale che poi in realtà non gli è arrivato lontanissimo anzi nell'ultima prova ha recuperato anche dei punti però rimane a meno 13 paga un po' il fatto quella piccola crisi di risultati che ha avuto a metà stagione tra Finlandia e Svezia dove ha lasciato sul piatto quei 15-20 punti che ora poi, che poi alla fine si è trovato a pagare alla fine della stagione nei confronti di Holcomb che invece in quel momento lì è stato intoccabile e imbattibile e quindi è andata così, Josep Garzia è andato a vincere comunque il mondiale dell'Enduro 1 con un bel vantaggio nei confronti di, di Espinasse e quindi complimenti al buon, al buon Josep Garcia che si consola direi quantomeno con questo titolo della, della categoria, stavo vedendo che ha fatto una grande gara Samuele Bernardini. Ma non riesco a trovare dove sì, infatti, esattamente perché ha fatto vedendo. podio, no? ha fatto due podi. Addirittura ha messo che ha fatto due podi, ma qui sulla classifica sulla non c'è. Ehm. Forse sta antipatico a ecco, chi organizza. Bernardini ha fatto eh, terzo. Sta in, nella 4,50 perché. Ah, perché ha cambiato categoria. Noi lo cercavamo in Enduro 1. Ecco eh, perché non c'era ha Vaglia. fatto terzo in due giornate. E quindi grande, grande Samu Bernardini. Che quindi si porta a casa questo, questo enduro, enduro 2. Poi, cioè in mezzo a Verona, in mezzo a eh Holcomb, sì. è andato a fare un terzo e un quarto posto. Grande Bernardini. E poi, per quanto riguarda invece la enduro 3, nella Enduro 1 il migliore degli italiani. Fammi vedere velocemente Ultrati. chi è. Eh no, è di giornata: è, no, è Matteo Pavoni. Matteo, Matteo Pavoni. Il... Che poi, tra l'altro, si è ritirato nella seconda giornata, altrimenti no, sarebbe comunque rimasto quinto perché Zac Pichon. Era troppo davanti per, per superarlo. Comunque, eh, Matteo Pavoni, migliore degli italiani in Enduro 1, al quinto posto. Abbiamo detto Di Verona, secondo e Bernardini, quinto nella Enduro 2. Nella Enduro 3, il titolo se lo vince Brad, Brad Freeman. Freeman, nonostante il brivido, chiude con soli due punti di vantaggio. Perché, perché nell'ultima giornata ha fatto un doppio zero, no? zero in Slovacchia, e poi nell'ultima giornata in Portogallo ha chiuso sesto, quindi evidentemente problemi per lui. E Michael Persson, il suo rivale con lo Squarna, ha vinto la giornata. E ha fatto anche secondo assoluto se non sbaglio. Eh, nella... No. il nella... nel secondo assoluto, scusa, l'ha fatto Watson nell'Enduro 2, il secondo assoluto nell'enduro GP. Nell'enduro 3 dicevo, ha vinto la seconda giornata, ha perso, gli ha recuperato 10 punti. E alla fine del campionato ha perso il titolo per soli 2 punti. Quindi era proprio lì e è arrivato, attaccato e quindi grande person beffa però Beta che fa doppietta Beta vince il titolo con Holcomb in Enduro 2 e in Enduro 3 con Brad Freeman migliore degli italiani in campionato Morgan Lesiardo che chiude quarto è una un stagione in cui calo. ha fatto un grande exploit in Svezia con un secondo e un terzo posto poi ha avuto anche qualche problema fisico e poi l'abbiamo visto in ottima compagnia in vacanza già subito dopo la stagione, quindi grande, grande comunque Percato Morgan Vesiano. cavallo che praticamente dalla, dalla seconda giornata in Slovacchia eh, non ha più corso, perché altrimenti si sarebbe giocato il podio di questo mondiale. Le buone notizie arrivano per gli italiani dal campionato giovanile, il campionato youth, che poi ricordiamo bene è quello da dove ha mosso i primi passi Andrea Verona, che è stato campione del mondo youth prima di arrivare al top youth del junior mondo. junior, l'ha fatta tutte. L'ha vinto tutte. Kevin Cristino, con la Fantic, che vince il campionato del mondo, è quasi da dominatore, direi, a parte due quinti posti in Slovacchia, ha vinto tutte le gare, tranne una in Portogallo e due quinti posti in Slovacchia. Quindi dominatore assoluto della, della categoria. Grande Kevin che quindi tiene alti colori italiani e abbiamo buone notizie anche nel mondiale femminile con Francesca Nocera che chiude il suo primo eh, campionato del mondo, credo. Non mi ricordo se è il primo. No, anche l'anno scorso ha fatto enduro, però si è infortunata subito. Quest'anno invece posto. fa la stagione a tempo pieno e chiude al terzo posto il campionato del mondo a soli 5 punti dalla vice campionessa del mondo, l'australiana Jessica Gardner. Quindi. Detto e fatto tutto del mondiale enduro, rimane da sei giorni che si correrà in Argentina nei prossimi giorni, ora non ricordo esattamente quando, ma la seguiremo sicuramente. Adesso musica, 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 perché dobbiamo rivedere un altro video. Uh, mamma mia, anche questa, che roba. Ableton, le bionde delle Saints, con Fantasy, ah. Abbiamo sentito le Appleton, non ricordo i nomi delle due sorelle, ma comunque brave, molto brave come tutte le cantanti. Ragazzi, che siamo... sono veramente euforico. <ride> a mille, a mille. Le Appleton, quinta canzone di questa puntata 32 di Radio Rider, dedicata al motociclismo. Ma faccio fatica a dirla una frase del genere visto quello che stiamo sentendo, soprattutto. Anzi, visto noi, sentito voi quello che stiamo mandando in onda musicalmente. E credeteci però perché continuiamo a parlare di motociclismo ancora adesso con il notiziario di Luca Buzzicotti che è lì pronto e carico a farci che divertire. Notiziario. Buongiorno qui TG Radio Rider su Radio Orte, oggi edizione straordinaria con un notiziario. Non lo so neanche qual è la, la notizia migliore, perché sono tutte belle. Sono cioè incredibili, potrebbe durare 25 minuti: è una puntata questo notiziario, praticamente. Allora partiamo subito dalla bombona, che ormai vabbè, la sapete tutti perché è quasi una settimana che è uscita. Sto stronzo però, aggiungerei: sì, perché ha fatto il comunicato praticamente 12 ore dopo che noi avevamo fatto la registrazione, quindi. Sì. Quindi ci ha bruciato tutto il lavoro della puntata esatto. in cui avevamo chissà, detto ma chissà, eh? sarà vero? Ma me? sicuramente sarà così perché Dall'Igna ha detto così però ma che ne cazzate. sai? Eh, ma a me non mi convince del tutto ecco qua Mark Marquez lascia ufficialmente la Honda Comunicato di Honda direttamente poi è arrivato anche il suo video grazie mille ciao 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 eh, però è comunicato di Honda dove si dice chiaramente che le strade si separano consensualmente tra le parti quindi... Eh, bisogna vedere come si sono messi d'accordo economicamente. economicamente certo eh, comunque Onda non lo so se l'ha fatto anche per gratitudine perché comunque sono 11 anni credo che Markets sia, eh sì, sia ha debuttato in modo GP con loro è rimasto sempre Gli con ha dato loro. sei titoli quindi che gli vuoi dire nel senso eh, se ha deciso così eh, va bene Ma forse anche Onda si è resa conto di non essere in grado, per tutta una serie di motivi, di dargli quello che lui chiede, cioè una moto competitiva per vincere. A breve termine. E certo, perché, perché non è un ragazzo Marquez, esatto. cioè è giovane, diciamo, anagraficamente, infatti, ma infatti sportivamente. E Marquez ha detto, senza tanti giri di parole che praticamente ha scelto con, con la testa uh, la soluzione che gli può consentire di vincere a breve termine perché se no in 5 anni dice, forse eh. rimanevo in onda però erano 5 anni e, e quindi come abbiamo già detto settimana scorsa questa è proprio la prova del 9 di Marquez che scommette su se stesso un anno volava o la spacca dice se questa moto torna ai livelli di prima sono ancora io se non ce la faccio neanche con questa è ora che mi ritiro infatti quindi. credo sia un contratto annuale quello sì. che dovrebbe a questo punto non ha ancora detto Beh, nulla riguardo a Gresini, però ecco, sì, sicuramente dovrebbe sarà essere un contratto, contratto annuale, annuale perché, però, perché poi si dà la possibilità o a Ducati di rilanciare e portarlo nel team ufficiale oppure, oppure a lui di, di, di smettere oppure andare in KTM che ne sai che... Sì, che... sì, sì. Quanto... tutto dai risultati? Per quanto riguarda KTM, comunque Orbita KTM, eh, si è trovato il posto che, che KTM voleva dare a Costa, perché andrà in gas gas con eh, col team, Fernandez. Con il team di, dove sta Fernandez al posto di Vole Spargaro. Bene. Eh, il team manager, adesso non me lo ricordo. Poncharal, se Poncharal, se non bravo. Avuto un charal. Bravo. Tech 3. E quindi andrà lì anche lì in stand by in attesa che si liberi il posto in casa madre. Sicuramente, eh, altra notizia KTM questa volta, però. Uh, che riguarda il motocross, anzi il supercross perché arriva direttamente uh, dall'America, sapevamo tutti che Sexton sarebbe andato lì, mancava l'ufficialità, è arrivato appena al Nazioni, come Chase Sexton, il campione in carica del Supercross, aveva già detto che la settimana scorsa che lasciava la Honda, passati 5-6 giorni, il tempo di girare il video, diciamo, hai visto bello il video di presentazione sì, 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 certo. di Sexton in KTM che eccolo qua, ha annunciato l'ingaggio, quindi il numero uno in KTM, anche quest'anno l'anno scorso ce l'aveva Web se non sbaglio uh, sì. Sì, però il numero uno l'ha perso poi è andato via anche in malo modo troncando i rapporti con KTM e l'hanno ripreso, l'hanno preso da Honda curiosissimo di vedere come va perché veramente anche per lui è la prova del 9, la prossima stagione beh secondo me come a livello mentale sarà sicuramente carico perché si è sentito un po' scaricato da Honda gli è arrivato questo bel gallo nuovo e lui, che comunque è giovane, è campione fresco di Supercross ha riportato il titolo alla Honda dopo, dopo una vita. Dopo una vita. Eh, però certo eh, si è visto arrivare questo galletto nuovo e... eh, cioè, che è Jet Lawrence, non è che è arrivato, sono arrivato io. Quindi esatto. lì hanno dovuto fare una scelta e hanno scelto lui. Come esatto. Pedrosa quando si è trovato che gli è arrivato Marquez, dicevo, cioè, oh, mo tocca a me vince eh. è arrivato Marquez. E eh, vabbè, arrivia, sì. eh. ce li e siamo. Poi abbiamo per quanto riguarda la velocità finale scoppiettante al Civ a Imola perché parliamo della categoria superbike. Al sabato eh, Zanetti e Pirro, grande lotta con, con Pirro che si stende all'ultima curva per stare dietro a Zanetti, quindi Zanetti vince e si riporta in testa al campionato. La bella domenica, chi vince praticamente vince il titolo, eh, Pirro leggermente in fuga, Zanetti in lotta col Del Bianco, sempre all'ultima curva. Alla variante, alla variante alla finale. Alla variante, sì, eh, alla la S variante stretta. bassa, diciamo. E quindi Zanetti con una manovra un po', mh, non so neanche come estrema. dire. Estrema, eh, sì. definiamo estrema, ecco. Passa Del Bianco, allunga tantissimo la staccata e centra Pirro. Uh, ovviamente vanno per terra entrambi. Zanetti finisce la gara lì. Pirro cerca di ripartire, ma poi è ripartito. Ha è finito ri la gara? Sì, però al mezzo giro di distacco. Finito, e poi avevamo all'eolo dicevo... rotto, esatto. non poteva cambiare le marce praticamente. E quindi poi è andato in ospedale. Ci è rimasto anche, non so se l'hanno operato, comunque sta, stava in ospedale. dal letto di ospedale, ovviamente, è scappato delle critiche, ha sparato delle bordate incredibili. Eh, del sì. tipo che non sapevo che a Imola si giocasse a bowling. E cose del genere, queste sono sì, manovre allora... che ti aspetti da uno che fa una scuola guida e non da un pilota professionista. Insomma, l'ha detto. Comunque c'è da, da, dire... da, dire... da dire una cosa: secondo me, l'idea iniziale non era quella di buttarlo per terra. Mm. però io vedendo... non sono un esperto di velocità. Per carità, però, vedendo la traiettoria che ha fatto Zanetti, mi dà l'idea che ha sorpassato del bianco, ma è arrivato talmente tanto lungo. Che a un certo punto, ha detto, fammi tirare a sinistra che qualcosa prendo e, e l'ha <ride> centrato perché. Se fosse stata veramente la sua traiettoria Era veramente troppo stretto Non poteva girare Perché è una curva che praticamente si fa da fermo quella, e quindi, non... eh sì. quindi è arrivato a, al triplo della velocità Invece necessaria. che andare lungo e, e rovinare tutto Vediamo che succede Esatto quindi detto un po' se capirossi se tanto, con Arata nel 98 Se tanto dovevo andare lungo Prendiamo anche lui E vai facciamo così quindi... quindi tu dici che a un certo punto Un po' di malizia ce l'ha messa Ovviamente non voleva Distruggergli di un maleolo certo, no. eh, questo è chiaro. Però, eh, Però dice: Sai eh, che c'è tra vincere il titolo e andare lungo? Intanto far passare il bianco, arrivare terzo e perderlo. Ha detto: comunque. Posso dire lui nell'intervista pre-gara aveva detto o gloria o ghiaia, quindi ha proprio rispettato completamente quello che aveva annunciato. Sì. Cioè, o forse... gloria voleva dire di, di lui stesso, però se c'era pure Pirro è uguale. <ride> Tutti. Tra l'altro ha fatto cioè, una sfida bellissima con sorpassi anche molto maschi tra Zanetti e Pirro. Comunque Pirro perde il titolo dopo due anni di fila che lo vinceva, ricordiamo che l'unica parentesi eh, che non l'aveva vinto è quando l'ha vinto Salvadori con l'Aprilia, veniva da una serie molto positiva. Eh, altra notizia velocità, questa volta Bezzecchi si è infortunato a ranch Quindi ha forte rischio la sua partecipazione al, G al Gran Premio di Indonesia Ha detto Indonesia. che vuole provarci lo stesso che si è rotto eh, La caricola. clavicola, l'hanno ah. operato, l'hanno ri ricostruita Però giustamente il tempo è poco per, per, per poter rimetterlo in sella Anche perché se no il team VR46 è senza piloti Sì perché Marini anche è, capo è fuori e quindi a gran voce si, 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 si richiede la presenza del capo in pista, ma credo che proprio te non che lo chiamano e dicono Valentino ci sarebbe da andare, senti, è qui vicino in Indonesia a prendersi la sì. salmonella quando te lavi i denti, che dobbiamo fare un gran premio. Sì, aspetta che ti richiamo io. Arrivo, sto già lì. <ride> Sento che si chiama, sai, la bambina, c'è il compleanno. E quindi si vociferava, eh, vociferava anche Petrucci staremmo a vedere un attimino forse non vanno neanche a risparmio in soldi sì. Quad e Sidecar Nazioni a cingoli eh, ottima prestazione di, per quanto riguarda il Quad che si conferma secondo, seconda squadra dopo gli Stati Uniti d'America quindi, quindi migliore europea migliore europea, grande performance del trio Mastronardi-Turrini e Roagna e Roagn... Ro... Roagna, Roagna. Roagna quindi bravi ragazzi e poi i sidecar con i nostri equipaggi che, alvianesi, eh, squadra composta ricordiamo dai Fiorini Fiorini, Lasagna Lasagna e Pozzi Caroni, eh, eh, che sostituiva in extremis Marco Ceresa che era che il era compagno originario di, di Pozzi però ha un menisco rotto, e era una, in teoria era anche una squadra discreta perché Pozzi e Ceresa hanno più di 40 anni tutti e due però hanno vinto diversi campionati italiani, hanno fatto diverse gare di campionato del mondo, quindi avevano l'esperienza e bene o male ancora un po' di, eh, di qualità di guida, di, di passo e d'affiatamento affiatamento ce l'hanno, anche se non si allenano più come un tempo. Lasagna e Lasagna sono i campioni italiani in carica e sono gli unici piloti equipaggio, l'unico equipaggio che abbiamo di livello internazionale nel sidecar Cross e poi i nostri, oh, eh, di quello che te pare, però zitti zitti. Hanno fatto due quattordicesimi posti, si sono qualificati al sesto posto, non hanno fatto danni. Diciamo che hanno fatto ampiamente la loro parte, considerando che la loro esperienza internazionale è la gara dell'anno scorso delle nazioni. Basta. Esatto. Questo è. No, dai, sono stati veramente bravi. Eh, un applauso anche a Leonardone allora, Tesserato che è Leonardo Regoli, che purtroppo non poteva correre col suo. Eh, storico passeggero degli ultimi due anni, Francesco Liviani, perché infortunato, ha corso con un passeggero rimediato per l'occasione. E giustamente, lì è uno sport di squadra, anche se corri con la moto e non è che ti puoi inventare niente, soprattutto. Contro i migliori equipaggi del mondo, ecco, quindi... tutto potevi sperare tranne che di arrivare davanti. Quindi, e quindi comunque dai. sono arrivati al traguardo in tutte e due le manche, quindi non hanno mollato, e già per questo bravi. E adesso lo vedremo in sella al quad, quindi prepariamoci. Vediamo perché c'è ancora una gara di campionato italiano da correre domenica di sidecar, quindi vedremo un attimo che succede. Ultima notizia, questa è bella HRC ha svelato la sua moto elettrica quindi correrà con tre canarde al campionato eh, giapponese all'ottava prova del 29 ottobre vediamo come va perché e vediamo il motocross ovviamente moto stiamo parlando di quello perché è molto molto interessante guarda un po se già va più forte della stark ha distrutto anni di marketing ragazzi la stark eh? la Honda sta indietro boom spara la bomba subito vediamo subito la gara eh? vediamo che succede sicuro il pilota l'ha preso per fare bella figura perché tre è uno che glielo dava il gas. Musica, musica. La canzone d'amore di questa settimana, come sempre cantata da una donna, anche bella in questo caso, il gruppo che lo si chiama The Pretenders, I'll Stay by you. The Pretenders I'll Stay by you, grandissimo pezzo per chiudere Radio Rider, insomma, ci abbiamo messo anche la qualità musicale dopo aver messo tanta qualità visiva, direi, e quindi chiudiamo alla grande questa playlist, chiudiamo alla grande questa puntata numero 32. Non rimane che salutarci che darci appuntamento alla settimana prossima quando tornerà la MotoGP. Quindi avremo ancora parecchie cose di cui parlare. Avremo il trofeo delle regioni che si corre a Montevarchi sabato e domenica. Quindi tutti a fare il tifo: chi è del Lazio per il Lazio, chi è dell'Umbria per l'Umbria. Io tifo per tutti e due perché da una parte si magna, dall'altra si spera di fare il risultato. E quindi ragazzi, appuntamento alla settimana prossima. Sempre senza forzare. Ciao!